Aeroporto d'Abruzzo, saluti da Pescara tra un bagno più che in mare di rifiuti. Cartolina poco edificante per chi arriva all'aeroporto: nel parcheggio cassonetti pieni di rifiuti tra ingombranti e persino WC. Non solo lo scalo abruzzese, andando in giro per Pescara si notano cassonetti pieni, rifiuti abbandonati in strada con il malcontento dei cittadini, i quali lamentano una minore frequenza di interventi da parte della società che gestisce il servizio Ambiente S. E anche una carenza di mezzi. Di contro, il direttore operativo della società Massimo Del Bianco assicura che i rifiuti dell'aeroporto saranno immediatamente rimossi e si appella anche al buon senso dei cittadini e agli incivili che non si fanno problemi a scambiare per discariche pure i marciapiedi. Intanto l'assessore Isabella Del Trecco ha compiuto nuovi sopralluoghi, soprattutto nella zona dei Colli. Io le volevo far vedere anche questa foto. Adesso gliela faccio vedere, che è la foto del parcheggio dell'aeroporto d'Abruzzo, un biglietto da visita che certo non è dei più consoni, perché c'è di tutto: cartone, ingombranti, c'è anche un water. Allora, Ambiente può fare un intervento immediato, e lo faremo immediatamente, per la rimozione di quei rifiuti abbandonati. E diciamo che attualmente la situazione risente ancora dello sciopero del 30 giugno di qualche giorno fa, perché lì si sono fermati tutti i nostri operatori, quindi si sono accumulati ingombranti e rifiuti abbandonati vicino ai cassonetti. Certo, questo è un segno di inciviltà, perché noi abbiamo già due possibilità per poter smaltire correttamente quegli ingombranti. Abbiamo la ricicleria, che è aperta tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19, oppure prenotare al nostro numero verde dal telefono fisso, lasciando, se le linee sono occupate, lasciando il proprio numero di telefono, perché poi noi richiameremo nell'arco di qualche ora. Altri residenti hanno lamentato che poi i cassonetti sono stati spostati e quindi si sono sentiti un po' disorientati. Com'è possibile? Ora, questo è successo ai Colli, però la cosa evidentemente richiede un chiarimento. I cassonetti che sono stati spostati in realtà erano cassonetti a servizio di palazzi, di condomini. Non erano a disposizione di chiunque, perché nei Colli di Pescara noi abbiamo il porta a porta. Ora è chiaro che chi non fa il porta a porta pensa di poter conferire in quei cassonetti che ritiene essere stradali, ma in realtà erano a servizio dei condomini. Quindi oggi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo spostato, quindi, all'interno delle aree condominiali questi cassonetti. Insomma, da parte vostra ci sarà la massima disponibilità, ma anche un po' di buon senso da parte dei cittadini occorre. Da noi il massimo impegno. Se l'inciviltà prevale, la guerra purtroppo è persa. Intanto, dopo la nostra segnalazione, così si presentava il parcheggio dell'aeroporto. I rifiuti, grazie ad Ambiente SPA, sono volati via.